Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Daniele e oggi ti andrò a mostrare esattamente quanto ho guadagnato in un mese, nel primo mese di social trading con eToro, quindi non ti perdere questo video, resta con me. Ragazzi, se vi ricordate, un mese fa ho fatto un video dove ho iniziato una rubrica di investimenti con eToro che poi allargheremo presto anche su altre fonti, su altri tipi di investimento, dove ho detto che per 2021 sarei andato a creare un portafoglio su eToro copiando altre persone, quindi altre persone che investono a posto mio. Vi lascio il video in descrizione dove potete andarlo a vedere e oggi andiamo a vedere esattamente quanto ho guadagnato in questo mese, in questo primo mese. Prima di tutto però vi chiedo ragazzi di iscrivervi al canale, sicuramente state notando dei cambiamenti, ho sistemato un po' le luci, ho sistemato un po' questa postazione, sto facendo dei test, ho cambiato microfono, ho preso questo Blue Yeti che tra l'altro molto bello, mi piace anche esteticamente, ora mi stanno arrivando altre cose da montare così da migliorare la qualità e farvi, diciamo, sempre intrattenervi nel modo migliore e nel modo più piacevole possibile. Quindi ragazzi, visto che sto facendo questo solo per voi, il minimo è iscrivervi e attivare le notifiche. Detto questo, passiamo un attimo a parlare di eToro. Se ti ricordi, come ti ho detto, il mese scorso siamo andati a scegliere circa 10 persone da copiare, quasi tutti sono andati in positivo, o meglio, tutti quanti sono andati in positivo. Gli unici investimenti in negativo che ho avuto sono stati quelli sull'oro, che è leggermente sceso, ma nulla di preoccupante. Detto questo, quanto ho guadagnato? Non perdiamoci tempo. Allora, abbiamo iniziato investimento con $3,000, come ti ho detto andrò ad aggiungere ogni mese una cifra sui toro dedicati al social trading che varia dai 100 ai $200 al mese. Ora andiamo anche ad aggiungere questa cifra e a copiare una nuova persona. Quello che ho guadagnato sono esattamente $127, che è pazzesco ragazzi, perché è una cifra che io ho iniziato il 27 dicembre, siamo al 21 gennaio, non ho mai più toccato il mio profilo, non sono più entrato, sono entrato per la prima volta oggi per registrare questo video e ci sono $126 in più. Totalmente quindi passivi, il social trading è proprio questo, non ho fatto nient'altro che investire all'inizio, scegliere con criterio, perché se vi ricordate nel primo video abbiamo parlato e bisogna scegliere con criterio, guardare i livelli di rischio, guardare su cosa investono, per esempio vi ho detto che non copio nessuno che investa in criptomonete, che forse se avrei fatto questi $126 sarebbero stati $1,500, visto cosa è successo nell'ultimo mese con le cripto, con i Bitcoin, Ethereum, ma questo è un altro discorso, magari ci facciamo un altro video. Quindi ho fatto praticamente circa il 5%, qualcosa in meno, in un mese, in meno di un mese, perché mancano ancora 6 giorni, quindi sono sicuro che supererò abbondantemente il 5% da qua ai prossimi 6 giorni, in modo totalmente passivo. Mi hanno soddisfatto più o meno tutte le persone che ho copiato, soprattutto uno in particolare, che il suo nickname è OceanTan007, ragazzi, su lui ho messo $200, e mi ha fatto un ritorno in meno di 4 settimane di $57,27, il 28,64%, una cifra pazzesca che ha fatto. Non so se sia casualità, io comunque questa persona, come tutte le altre ovviamente, sono andato a vederle prima di copiarle e ha questi rendimenti da anni, quindi ottimo, magari in futuro andrò a rafforzare la posizione. Poi tutti quanti più o meno mi hanno portato il 7, 5, 8%, tranne Andrea Viola 92 che mi ha fatto il 15,36%, un'altra cifra pazzesca in un mese, portandomi un profitto di $30,70. Ragazzi, stiamo parlando di cifre che io non ho, invece ho scelto i copiatori e loro hanno fatto tutto per me. Molto 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 bello. Detto questo ragazzi, passiamo a rafforzare la posizione, poi andiamo a fare un paio di considerazioni. Ho deciso di mettere altri $200 e copiare a come si chiama? Ok, Ruby MZA, che è una donna, credo sia una donna,
con ottimi rendimenti da 4 anni, e da 4 anni che è in positivo, con rendimenti molto molto interessanti. Investe soprattutto in ETF, in aziende USA a lungo termine, si basa sull'analisi tecnica e ha un livello di rischio fra i 4 e il 5. Un po' altino, ma che va a bilanciare quelli più bassi che ho scelto, perché come ho detto cerco anche un bilanciamento di livello di rischio e scelgo persone che hanno un livello di rischio tra il 2 e il 5, tenendo in considerazione ovviamente che bisogna esserci una diversificazione sia in cosa investono loro sia nel livello di rischio che hanno. In generale, più si diversifica, più sono le probabilità di non far saltare il banco, cioè di non perdere tutto. Detto questo, ragazzi, come vi ho detto, tornando un attimo alla diversificazione, sto cercando di diversificare anche come copiatori, voglio arrivare a 15 copiatori entro la fine dell'anno, sono al momento a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sono a 12 persone copiate, più l'oro che ho preso e più altre due piccole azioni che avevo preso. Voglio arrivare a 15 copiatori, 17. No copiatori, copiati, così da avere una diversificazione molto soddisfacente. Ora abbiamo rafforzato la posizione, quindi siamo un patrimonio investito di 3.265 dollari, considerando il profitto che ho fatto, quindi quel profitto non lo esco fuori, e per i prossimi video andremo a prendere in considerazione il 369 di profitto che ho al momento, quindi il prossimo mese andremo a vedere quanto ho guadagnato. Tornando a noi, le considerazioni, ragazzi, vorrei fare un'altra considerazione. C'è chi odia il social trading, chi non lo può vedere, chi dice che è una truffa, chi dice che non è sostenibile. Ragazzi, io posso essere in parte d'accordo, ne ho già parlato in passato, che bisogna stare attenti perché ovviamente stai dando in mano il tuo capitale, in mano ad altre persone che non sai come lo andranno a investire, però c'è anche un altro fattore, che bisogna, come vi ho detto nel passato video, avere un investimento che non va a incidere sul nostro patrimonio totale, perché se hai 1.000 euro e li investi tutti e 1.000 su eToro, su social trading, e poi tra l'altro eToro non è l'unica piattaforma di social trading, ce ne sono altre, è ovvio che stai andando a rischiare una cifra che non ti puoi permettere di rischiare, perché possono succedere diverse tante cose. Quindi bisogna avere sempre, ragazzi, un bilanciamento di patrimonio e diversificare. Io consiglio, se dovete mettere su eToro o social trading, di non andare oltre il 10% del vostro patrimonio totale. Sarebbe ideale il 5, ma 10 va bene se avete un patrimonio un po' più basso. Sono soddisfatto perché, ragazzi, alla fine fare 5%, quindi ho messo 3.000 dollari e averne 125 di profitto senza fare niente, considerando che sono questi, sì, sono totalmente passivi, a parte i 10-30 minuti al mese che occupo per guardarli, sistemarli e fare nuovi investimenti, devo dire che va molto bene. Non sono soddisfatto di alcuni copiatori che mi hanno fatto davvero poco. Per esempio, uno su cui avevo messo, si chiama Gibri, non lo so, è cinese, ve lo lascio qua in foto, mi ha fatto l'1,90%, che è un'ottima cifra, ma rispetto agli altri è molto bassa, però comunque non è andato in negativo, l'importante è questo. E poi Oliver Danvel, che ha fatto solo 0,4%, 0,14%, ma va bene. Gli altri invece hanno fatto rendimenti assurdi. C'è anche da dire, ragazzi, che è stato un mese particolare per i mercati, soprattutto per le cripto, che comunque io non ho investito, nessuno di loro ha investito in cripto, ma anche nei mercati USA c'è stato un sacco di movimento. Quindi non dico che questa è la media, probabilmente è stato merito anche dei mercati, ma sono sicuro che andando avanti ci possono essere molte soddisfazioni. Il mio obiettivo per quest'anno di Toro è fare in totale almeno un 20-30% della mia cifra investita. Quindi questi 3.000 dollari, che poi andranno a diventare a fine anno 4.800 con diciamo, le posizioni rafforzate, vorrei che arrivassero a portarmi almeno un profitto tra i 1.200 e i 1.600 dollari a fine anno. Questo sarebbe il mio obiettivo soddisfacente per avere un rendimento totalmente passivo.
se funzionerà, quindi andrò poi a uscire i profitti e a tenere quella cifra sui toro, in modo da avere passivamente questa cifra ogni mese. Perché, ragazzi, il segreto per iniziare a creare patrimonio, a creare interesse composto, cercare di suddividere le entrate, non avere solo entrate, non importa se voi fate, avete qualsiasi entrata, avete un lavoro, fate dropshipping, fate consulenze, avete solo una fonte di entrata, per quanto grossa possa essere, prima o poi può succedere qualcosa che quell'entrata, magari c'è una crisi, magari c'è una pandemia, magari non siete più nella posizione di svolgere quell'occupazione e quindi vi salta quell'entrata. E questo è quello che succede al 90% delle persone, che poi si ritrovano in forte crisi al primo problema, sia in lavori dipendenti sia autonomi. Quindi il segreto è differenziare come noi diversifichiamo sui toro, come diversifichiamo le persone da copiare. Bisogna diversificare nella vita le entrate. Cerca di fare tanti blocchi di entrate. Quindi, se qua c'è la tua entrata principale, ok? Mettiamo che questa è la tua entrata principale. Cerca di ramificare questa entrata in altre subentrate in modo da spremerla il più possibile. Ma questo poi bisogna anche suddividerlo con un'altra entrata totalmente diversa, che non è correlata, o che comunque, che se salta questa entrata, l'altra entrata non salta. Più entrate hai diverse, più sicuro sei a livello personale e a livello economico. L'ideale, secondo me, e secondo anche tante altre persone, è avere tra le 5 e le 8 entrate diverse e totalmente disconnesse tra loro. In questo modo si va a coprire la maggior parte dei casi di crisi economiche, la maggior parte dei problemi che possono nascere, che possono compromettere le tue entrate. Perché anche se te ne salta una, due o tre su 8, dovresti essere abbastanza sicuro, dovresti essere abbastanza coperto per andare avanti e riprenderti. Se hai una sola entrata e ti salta solo quell'entrata, oltre ad avere problemi economici, che poi se non hai risparmi, se non hai un capitale, ovviamente hai anche altri problemi, c'è anche il fatto che psicologicamente poi ti senti distrutto, ti senti a terra, perché ovviamente la tua unica entrata va a mancare. Questo, ragazzi, è molto pericoloso, e per questo bisogna costruire, sto cercando di costruire per me stesso, e lo condivido con voi, diverse entrate, ed è importante concentrarsi su questo tutti i giorni. Ti ringrazio per essere rimasto fino alla fine di questo video. Ti chiedo gentilmente di iscriverti al canale, mettere mi piace, condividere il video con persone che pensi possono apprezzarlo, così che mi puoi aiutare a crescere. Ti aspetto al prossimo video. Ciao, alla prossima.